Non è proprio facile parlare questa sera dopo tutto ciò che ha detto Piera, dopo quello che ha detto Nicola, ma guardate, vedere le persone emozionarsi, vedere me piangere può sembrare qualcosa di strano, ma io credo che il pianto e l'emozione viene dal cuore, viene da quello che noi facciamo per il nostro paese, perché noi facciamo solo e soltanto lavoro esclusivamente per il nostro paese. Quindi ecco le lacrime di Piero, le mie lacrime di Nicola che si emoziona, credo che vedo l'emozione da parte di tutte le persone che sono qui vicino a noi questa sera. Io vi chiedo veramente, vi dico grazie, grazie dal mio più profondo del mio cuore. Sono onorato di accogliervi in questa nuova sala consiliare che abbiamo voluto intitolare al compianto Ignazio di Napoli per dargli una grande riconoscenza per quello che ha fatto per la nostra comunità. Non vi nascondo però, Pira ha omesso alcune cose che io ho riflettuto tantissimo, più di quello che è il mio carattere di riflettere, perché mi sono posto delle domande importantissime. Chi sta sempre mienzo mienzo, ad un certo punto poi dice ma no, basta, e ti fai da parte. Sono riflessioni che credo che un po' tutti quanti facciamo. Cosa mi ha spinto poi ad accettare e a dire va bene, mi rimetto in gioco? Quello che ha detto Piero, sono stati loro, il Partito Democratico, i Democratici di Centrosinistra, la mia maggioranza, ma le tante, guarda, tante, tantissime telefonate di persone che ho ricevuto, dove mi chiedevano, Tony, ma è vero il fatto del terzo mandato? Io, guarda, sembra di sì, quando ancora non c'era la certezza del terzo mandato. Quindi queste telefonate, queste pacche sulla spalla dei miei collaboratori mi hanno, diciamo, dato la fiducia ad andare avanti. Quindi ho accettato di fare il candidato ancora per la terza volta. Questi anni per me sono stato un onore rappresentare una splendida comunità. Permettetemelo di dire, Faggiano è veramente una splendida comunità. Sono 15 anni che faccio l'amministratore, 5 anni l'ho fatto assessore di Mimmo Sgobba, che ringrazio per tutto ciò che mi ha insegnato. E guardate, mi ha insegnato tanto, tantissimo. Quindi mi rivolgo veramente con tanta gratitudine e ringrazio ogni cittadino che ha dato il contributo per la crescita della nostra comunità. Perché tutti i giorni ci sono cittadini che vengono nel mio ufficio, trovando sempre la porta aperta, per discutere, per parlare, per fare delle proposte. Cittadini di ogni colore politico. Questo veramente mi gratifica, perché vedere delle persone che me lo dicono in faccia, Tony, noi, io, la nostra famiglia non ti ha votato perché noi abbiamo delle altre idee giuste e rispettabili. Però venire da te e parlare per noi è veramente una cosa bella per loro. Quindi queste cose mi hanno dato veramente la forza di andare avanti e di dire sì, continuo a fare il candidato sindaco. Però guardate, la vostra fiducia sta nel fatto che sicuramente questi anni abbiamo anche lavorato bene. Credo che un'amministrazione che viene confermata dai cittadini presenti, dalle tante telefonate, è perché sicuramente abbiamo messo in campo tanto ma tanto impegno. E a tal proposito non posso esimermi dal dire grazie a tutti i miei consiglieri e assessori. Con caparbietà e
senso del dovere. Quando Nicola diceva sono un sindaco con il culo in faccia, io dico Nicola non l'ha detto, è vero. È vero anche che sono scettivo i candidati quando ma sono un sindaco veramente fortunato, perché se io posso fare il presidente dell'Unione dei Comuni Montedoro, se posso andare a Bari, a Lanci, a seguire quello che mi sono stati dati, è perché quando io vado via sono certo e sicuro che il comune non sta mai da solo con i dipendenti, trovano tutti gli amministratori che frequentano più il comune che casa loro. Quindi grazie a tutti. Ma io voglio dargli un nome e cognome a tutto ciò che ha detto Piera, perché Piera ha parlato di tutti. Io inizio a parlare di lei, perché grazie a lei, una ragazza che fa tanto per l'amministrazione, nonostante abbia una famiglia, due bambine piccole, e un lavoro, lei fa la responsabile dell'ufficio ragioneria del comune di Montemeso, un lavoro importantissimo. Nonostante tutto ciò, dedica 2-3 giorni a settimana pieni per il comune di Facciano. Quindi grazie a tutti. Lavori pubblici, Alfredo Vergine, una persona che anche il 15 di agosto stava qua nell'ufficio, perché c'era un bando che scadeva pochi giorni prima, pochi giorni dopo il 15 di agosto. Quindi questo, qualche collega mi dice, ma com'è che prendete tanti finanziamenti? Perché sono finanziamenti che scadono il 23 di dicembre, finanziamenti che scadono il 18 di agosto, quindi la presenza, la caparbietà di Alfredo, ma di tante altre persone, ci permette di riuscire ad ottenere questi finanziamenti. Quindi grazie infinite Alfredo. Piera parlava tanto di scuola, c'è una persona, Piero Grassi, che vive più la scuola che la famiglia, quindi tra poco diventa alunno delle scuole. Quindi grazie di vero cuore Piero per tutto ciò che fai. Randagismo, Maria Irò, è stata, io ho inventato l'assessorato al randagismo, però Maria Irò insieme a Mattia Patrono hanno fatto un lavoro certosino affinché a Fagiano non ci fossero cani randagi in mezzo alla strada, affinché si facesse il progetto che Piera ha già spiegato, non sto qui a ripeterlo. Quindi grazie di vero cuore Maria. Mattia Patrono è quello che ha fatto da aiutante avendo le deleghe al randagismo insieme a Maria e all'agricoltura insieme ad Alfredo, facendo anche lui un grande lavoro insieme ai due assessori. Grazie Mattia. Poi ci sono due persone, Claudio e Gianni, due consiglieri che fanno un lavoro particolare. Claudio fa l'infermiere con orari e turni massacranti. Nonostante ciò, oltre al fatto che io li ho sempre tenuti in considerazione, ma in qualsiasi momento stava sul comune per portare avanti quello che è la sua delega alla protezione civile. Quindi grazie Claudio, nonostante il tuo lavoro hai dato tanto e sicuramente darai ancora tanto a questa comunità. Per Gianni Campa, ancora peggio, un lavoro che va via di casa la mattina alle 7 e torna la sera, certe volte a mezzanotte. Lui lavora presso gli elicotteri di Grottaglie, fa l'infermiere. Oggi voglio dire qualcosa in più, perché oggi Gianni si trova nella striscia di Gaza, sta in Egitto, su nave Vesuvio, la nave ospedale della Marina Militare, per, ci siamo sentiti l'altro giorno, per aiutare tutto quello che sta accadendo in quella zona. Quindi veramente grazie a Gianni. Spero quanto prima possa ritornare a casa dai propri cari, perché sicuramente là non è un'aria buona quella che si respira. Guardate, tornando a tutti quanti noi, amministrazione e cittadini,
abbiamo attraversato e affrontato, mi sfugge una cosa, l'ho lasciato per ultimo perché credo sia molto importante. Quando si parla di cimitero non si può non guardare e parlare di Pino Giannese. Mi è sfuggito perché guardavo, non lo vedevo. Pino Giannese è quella persona che il cimitero parla da solo per tutto il grande lavoro che fa, certe volte si sostituisce anche ai dipendenti, ma non è solo il cimitero. Pino Giannese è quella persona che coordina tutti i ragazzi del servizio civico per il verde pubblico, per la minima buchetta che si crea nel paese. Pino è quella persona, il factotum del comune, dove tutti quanti noi, assessori, consiglieri e sindaco, gli facciamo tante telefonate al giorno. Pino lavora con la cosa, Pino con la cosa, sempre disponibile. Mi stava sfuggendo perché non lo vedevo appunto nella realtà. Quindi grazie di vero cuore a Pino. Dicevo, questo convegno ha visto un momento particolarissimo della vita amministrativa che abbiamo trascorso insieme, un momento tragico che ha visto, come diceva Piera, il momento del Covid. Il Covid mi ha fatto capire quanto questa comunità sia, brava, forse è un termine troppo piccolo per definirla, ha rispettato quelli che erano i DPCM con una certa facilità, con tanto rispetto di quelli che erano le norme. Questo mi ha fatto capire veramente quanto questa comunità sia fatta di persone per bene. Ed è stato per me sindaco, ma per noi amministratori, sono stati 2 anni veramente forse i più brutti della nostra vita politica e non solo. Io che facevo tutte le sere tante telefonate a quei cittadini che avevano il Covid per sapere come stavano, mi dispiace per quei cittadini che purtroppo non ce l'hanno fatta. Quindi abbiamo dato un grande esempio di una grande comunità da parte nostra, dell'amministrazione, ma anche da parte di voi cittadini. In quel periodo, nonostante, come dicevo prima, nonostante quelle ristrettezze, noi amministratori comunque siamo stati qui tutti i giorni, perché c'erano dei progetti, c'erano dei bandi che scadevano, quindi dovevamo per forza essere presenti insieme ad alcuni dipendenti per portare avanti il nostro lavoro. E oggi stiamo vedendo la luce di quello che sono stati i lavori, i bandi a cui abbiamo partecipato in quel periodo. Quindi noi guarderemo al futuro, naturalmente questo sempre, se veniamo riconfermati, attenzione, non è che, cioè guardiamo, qualora vincessimo le elezioni, continueremo a guardare il futuro, no? grazie al vostro consenso naturalmente, con ancora più determinazione, perché gli anni trascorsi da amministratore, da sindaco, sicuramente mi hanno fatto acquisire ai miei amministratori tanta esperienza. E guardate, l'esperienza in questo mestiere, perché Mimmo Scopa dice questo è un mestiere, credo che sia molto, ma molto importante. Lo diceva prima Piera, io mi chiamano tanti colleghi, perché veramente nuovi colleghi sindaci, per chiedere dei consigli, quindi questo la dice lunga sul fatto quanto sia importante la continuità amministrativa, l'esperienza che si acquisisce in questi anni. Naturalmente rinnovo il nostro impegno ad essere amministratori che ascolteranno i cittadini, agiremo per il bene di tutti, per continuare a garantire un comune ecosostenibile, come diceva Piero, e sicuro per le generazioni future. Guardate, possono sembrare parole di circostanza queste, ma un'amministrazione, se non guarda tanto al futuro, non è un'amministrazione lungimirante. Noi ci sentiamo un'amministrazione lungimirante, perché il Dosso Collinare acquistato per noi significa futuro, significa
sviluppo, significa crescita. Quindi, quando io dico che guarderemo ai ragazzi fiduciosi, perché noi ci crediamo in quel progetto, abbiamo già fatto una bozza che presenteremo alla comunità, quindi il nostro futuro sarà il Dosso Collinare, il nostro futuro sarà, turisticamente parlando, il presepe vivente, dove lavoreremo insieme all'associazione, che ringrazio per il grande lavoro che fa. Noi ci metteremo del nostro, vado a Milano come sono andato gli altri anni, porteremo sempre avanti quello che è il turismo invernale, perché una piccola comunità che non ha il mare, che è una comunità dove non è di passaggio per grande località, devi inventarti le cose per portare le persone in questo paese, altrimenti le nostre attività morirebbero. Per ultimo, ma non perché è poco importante, guardate, un grazie alla mia famiglia. A tutte le famiglie degli amministratori e dei consiglieri che sicuramente hanno tollerato quelle che sono state le nostre assenze. Guardate, le assenze le abbiamo fatte tante, tantissime. Se vinciamo, continueremo a fare. Quindi, mia moglie sta qua in prima fila. Per buona pace. Non deve fare una ragione. Quindi, avanti, insieme, verso un futuro ancora più luminoso per la nostra amata Faggiano. Grazie di cuore.